ben trovato, sono contento che ti sei collegato a questo video tutorial e l'obiettivo di questo video tutorial è quello di approfondire preliminarmente l'interfaccia del software Navident. E qua andiamo ad approfondire proprio gli aspetti generali, prendendo dimestichezza e familiarità con l'interfaccia del Navident. Cominciamo con capire come facciamo a caricare i dati da ICOM. Li possiamo importare, come vedete qui abbiamo un pannello di controllo con due immagini illuminate, appunto abbiamo import data. Con import abbiamo la possibilità di importare i file da ICOM attraverso una pendrive, un lettore CD o DVD. Una volta aperto questo file, questo folder, lo possiamo caricare all'interno appunto del software e attraverso il caricamento di questi file noi possiamo andare a salvare il file all'interno di un folder che si chiama Navident Data e che si posiziona su C. Quando abbiamo salvato questo file, quindi è salvato in Navident Data, se andiamo a cliccare il pulsante Data andiamo ad aprire questo folder Navident Data e come vedete abbiamo tre casi salvati all'interno di questo folder. Se io vado a cliccare sul primo di questo caso, ecco che nella parte inferiore di questa schermata io potrò andare a leggere una serie di informazioni legate al caso. Le informazioni sono per esempio legate al fatto che questa è una TAC, non è una BIM, ci sono 501 immagini, lo spessore della tomografia è 0,20 mm, io ricordo che per quanto riguarda Navident lo spessore deve essere uguale o inferiore a 0,40 mm, mentre spessori superiori non sono compatibili con l'esecuzione dinamica del caso. Quindi la dimensione della tomografia, dello spessore del voxel, deve essere 0,4 minimo, scusate, massimo, e può essere chiaramente anche inferiore, come in questo caso, come vedete, è 0,2. Oltre a queste informazioni c'è anche l'informazione del FOV, che in questo caso è un 10x10 cm. Qui posso leggere appunto la mandibola, quindi l'identificazione che il software ha fatto della parte anatomica del paziente. Posso quindi andare a caricare il caso, il software mi ripresenta il nome del paziente affinché io sia sicuro di voler pianificare questo caso, dico certamente, ok, a questo punto il software non fa altro che prendere il pacchetto delle assiali presenti all'interno dei ICOM e a riorganizzare questo pacchetto secondo le immagini che noi stiamo in questo momento visualizzando. Sono quattro immagini bidimensionali e un'immagine tridimensionale, quindi abbiamo l'immagine della Panorex, abbiamo l'immagine dell'assiale, abbiamo l'immagine della coronale e l'immagine della sagittale. Come potete vedere, le tre immagini in basso hanno un codice colore, il rosso, l'azzurro e il verde. Questi codici colori li ritroviamo in ciascuno di questi quadranti. Quindi avremo l'azzurro che ci dà l'informazione della parte coronale che stiamo visualizzando, il verde che ci indica la porzione di sagittale che stiamo visualizzando e come vedete compare anche questa linea continua, non è più tratteggiata ma è continua, che il software ha sviluppato in autonomia, che fa riferimento appunto alla curva panoramica che in qualche modo ci permette di visualizzare l'immagine in alto a destra. Avremo sempre l'opportunità di poter andare a controllare questa curva panoramica modificandola o cancellandola, potendola andare a disegnare in prima persona. Però il software ci presenta le immagini con la curva panoramica già in qualche modo disegnata. Come noterete sicuramente, abbiamo anche delle lettere all'interno di questi quadranti, abbiamo la parte di P, R e abbiamo anche delle immagini che rappresentano, qui in basso a destra, che rappresentano il paziente.
R sta per right, quindi sta per destra, P sta per posterior, evidentemente la parte opposta è anterior, quindi questa parte, la parte posteriore e la parte anteriore del paziente. Questa immagine c'è in qualche modo anche semplificata molto bene da questa, da questo pittogramma del paziente. Noi vediamo la testa del paziente, mentre qui in questo caso vediamo la faccia e qui vediamo il fianco del paziente. F sta per feet, quindi piedi, questa è la parte inferiore dell'immagine. B sta per buccal, quindi per la parte buccale rispetto alla parte linguale. Sono appunto rappresentazioni molto utili e molto importanti, sono immagini che noi possiamo chiaramente navigare attraverso le due dita nel mousepad del vostro PC o Mac, oppure attraverso la rotellina del mouse. Queste sono immagini su cui io con il mio cursore mi posiziono e poi muovendo la rotellina del mouse vado a navigare. L'immagine importante è anche l'immagine del 3D, io posso renderla tutto schermo in qualche modo cliccando questo tipo di pulsante che mi restituisce un'immagine a tutto schermo e come vedete con il cursore al centro dell'immagine mi compaiono quelle quattro frecce che mi permettono appunto di spostare l'immagine nella modalità che io ritengo per me più utile. Accanto appunto a queste iconcine ce n'è un'altra che fa riferimento alla lente. Tenendo premuto il tasto sinistro e muovendomi su questa lente posso aumentare o diminuire l'immagine. Questa è un'immagine di Pan, ancora una volta tenendo premuto il tasto sinistro del mouse posso spostare a sinistra o destra la mia immagine. Questa è un'immagine, questa iconcina è un'immagine di segmentazione. Tenendo premuto l'iconcina e muovendomi verso l'alto io andrò a segmentare secondo la sfumatura Hamsfield e andrò appunto a aumentare la densità o a diminuirla a seconda se mi muovo in basso. In questo caso sto aumentando la soglia Hamsfield e quindi sto arrivando in qualche modo a identificare interamente anche la parte dei tessuti molli dell'anatomia del paziente, piuttosto che cliccando verso l'alto andrò appunto a ridurre la mia sfumatura a delle densità via via maggiori, come vedete, fino ad arrivare chiaramente a conservare la densità maggiore della radice del dente, quindi della dentina che ti ha sommato. Nel momento stesso che io voglio restituire, rivedere l'immagine in 3D, basta che clicco sull'immagine ancora su questa iconcina e mi dà la possibilità di ritornare all'immagine che mi sarà suggerita dal software. L'ultima è più un'iconcina in basso, mi dà la possibilità di effettuare dei tagli coronali, quindi ancora una volta mantengo cliccato e quindi ho la possibilità di tagliare la parte dell'anatomia e quindi di poter vedere una parte anche sagittale, e ho l'opportunità, nel momento stesso che clicco ancora su questa icona, di poter visualizzare di nuovo tutta l'anatomia. Per muovermi abbiamo visto che ci sono queste quattro freccette, ma ci sono anche delle immagini che mi permettono delle visualizzazioni standard. Questa è l'immagine frontale e questa è l'immagine invece laterale. Sono appunto possibilità che mi permettono di andare appunto a tagliare o visualizzare l'anatomia secondo una chiave che è quella che a me interessa. Quindi abbiamo visto i quattro quadranti bidimensionali e il quadrante tridimensionale e abbiamo visto che possiamo navigare attraverso queste immagini. Questa è la parte, con questa parte diciamo chiudiamo il video, che è appunto il primo video, è il video legato alla familiarizzazione con le immagini del Navident. Io ringrazio tutti e ringrazio in particolar modo appunto te che stai ascoltando questo video per l'attenzione.